La valigia conteneva una copia della segretissima Schlüsselmaschine E tedesca, o macchina cifrata E, meglio conosciuta come Enigma. La macchina era stata costruita agli inizi degli anni 20 come sistema per gli uomini d'affari allo scopo di mantenere segreti gli scambi commerciali. Nel 1923 la marina tedesca cominciò a usare una propria versione di Enigma. A metà degli anni 30 Enigma era divenuta equipaggiamento standard di tutti i servizi militari e i dipartimenti dei servizi segreti tedeschi. Alla fine ne furono fabbricate 100.000 unità. Enigma assomigliava a una macchina da scrivere. Era alimentata da una batteria elettrica e non impiegava carta. I suoi messaggi cifrati venivano trasmessi in codice Morse per poi essere decodificati a destinazione da una seconda macchina Enigma. Il cuore di Enigma era composto da tre importanti componenti: la tastiera, un quadro per le spine conosciuto come quadro Staker e tre rotori. Ognuno di questi componenti riportava le 26 lettere dell'alfabeto. Quando l'operatore premeva un tasto, inviava un impulso elettrico al meccanismo della macchina. L'impulso passava poi attraverso il quadro delle spine e quindi veniva inviato al primo dei tre rotori contenenti l'alfabeto. Tramite questi rotori l'operatore codificava Enigma. All'apice della guerra i codici venivano cambiati di frequente, anche ogni 8 ore. Piccole finestre mostravano le lettere sui rotori, indicate secondo il loro ordine numerico nell'alfabeto. Ogni volta che l'operatore premeva un tasto, il rotore a destra si muoveva in avanti di una lettera. L'impulso passava da destra a sinistra attraverso ciascuno dei tre rotori. Veniva poi ripreso da un riflettore da sinistra a destra. Nel percorso di ritorno, l'impulso rientrava nel labirinto del quadro Staker, dove veniva guidato di nuovo per una seconda volta. Alla fine, una spia luminosa sui tasti si accendeva con le lettere trasposte. La lettera che si accendeva dipendeva dalla codifica iniziale della macchina, che consentiva 150 milioni di possibilità. Il messaggio in codice veniva poi trasmesso in Morse per essere decodificato dalla macchina Enigma ricevente, regolata con lo stesso codice giornaliero. Il pressoché infinito numero di chiavi e la frequenza con cui queste venivano cambiate convinsero i tedeschi che Enigma fosse sicura. Ma in questo essi diedero prova di essersi fatalmente sbagliati.